Annie Besant. La morte e poi verso la reincarnazione. Adyar Edizioni. I libri della Società Teosofica. L'uomo ha sempre chiesto alla religione d'onde vengo, dove vado, e le risposte hanno variato col variare delle fedi. Oggi, molti secoli dopo il colloquio fra Paulino ed Edwin, c'è nel cristianesimo più gente di quanta forse non sia mai stata prima nella storia del mondo, che domanda se l'uomo abbia uno spirito, un'origine ed un destino qualsiasi. Gli stessi cristiani, infatti, i quali asseriscono che i terrori della morte sono stati aboliti, circondano la bara e la tomba di tristezza e di lugubri pompe funebri, ben maggiori di quelle dei seguaci di qualunque altra religione. Che può esservi di più opprimente dell'oscurità nella quale viene piombata una casa mentre un cadavere vi attende la sepoltura? Che di più ripugnante delle lunghe vesti di crespo nero e della ricercata bruttezza della greve cuffia nella quale la vedova lamenta la liberazione del suo consorte dal peso della carne? Che di più rivoltante del viso apparentemente mesto dei becchini e dei desolati piagnoni, dei fazzoletti bianchi disposti con ostentazione ed infine dei mantelli simili a drappi funerari? Durante questi ultimi anni si è fatto un grande miglioramento. Le piume, i mantelli, i piagnoni sono quasi completamente scomparsi. Il carro funebre, grottescamente spettrale, appartiene quasi al passato ed il feretro procede coperto di fiori invece di essere avvolto nel grave panno di velluto nero. Uomini e donne, pur vestendo ancora in nero, non si avvolgono più in abbigliamenti informi, simili ad un imballaggio, come se volessero provare quanto possono rendersi infelici con l'imporsi un disagio artificiale. Ben venne il buon senso che ha detronizzato l'abitudine ed ha rifiutato di aggiungere più a lungo queste noie gratuite al naturale dolore umano. Anche nella letteratura e nell'arte questa tetra abitudine di considerare la morte fu caratteristica del cristianesimo. La morte venne dipinta come uno scheletro armato di falce, un cranio sghignazzante, una figura minacciosa, con un viso spaventevole e pronta a lanciare frecce, uno spauracchio scheletrito che agita la clessidra. Tutto ciò che vi poteva essere di allarmante e repulsivo fu raccolto attorno a questo, giustamente chiamato Re dei Terrori.